ragazzi, sono Mystix, Audio Video Production. Oggi vi presento il nuovo Dual Amped plugin della MR Sound Lab. Ho visto già molti commenti negativi su questo plugin, soprattutto su Facebook, su video promozione di questo plugin. Io non sono totalmente d'accordo con i pareri negativi, anzi penso che il plugin suoni molto molto bene e molto, soprattutto molto simile al rectifier, appunto all'amplificatore reale degli anni 2000, perché infatti questo amplificatore, questo plugin è stato matchato con il reale amplificatore della Mesa Boogie rectifier degli anni 2000. Forse non tutti lo sanno che in realtà la dual rectifier non suonano tutte uguali, anzi negli anni sono state prodotte diverse tipologie di dual rectifier, ogni volta sempre cambiando qualche cosina, e ognuna suona decisamente differentemente l'una dall'altra. Questo plugin è stato matchato su quel sound degli anni 2000, quindi ha un suono molto gonfio, molto pieno di basse frequenze, a volte può risultare anche un pochettino fangoso, quindi c'è bisogno di sapere come andare a modificare i parametri. I parametri sono pochi, ma non è facilissimo ottenere un sound, diciamo, moderno dei giorni nostri, proprio perché questo è stato matchato negli anni 2000. Sono passati 20 anni. Sentirete che in realtà è molto scuro come plugin. Io solitamente tiro molto i mid, treble e presence, ma in realtà non avete un suono molto chiaro. Riesco a ottenerlo soltanto con i miei impulse response. Allora, abbiamo l'interfaccia base, quindi abbiamo la prima interfaccia in cui vediamo l'amplificatore con i controlli normali, input e output. In più qua sotto abbiamo la sezione cabinet, con la nuova tecnologia Vorna abbiamo due speaker che possiamo usare contemporaneamente, possiamo scegliere solo la cassa e quindi contemporaneamente si cambia sia speaker che la cassa. Possiamo vedere qua, possiamo andare a scegliere la cassa che vogliamo. Sono caricate casse solo Mesa Boogie, ovviamente per stare in tema, e 4 microfoni differenti. I microfoni possiamo spostarli e possiamo anche angolarli con la rotellina, come vedete qua, ma in questo video non vi vado a far sentire come suona, diciamo, la cassa, perché solitamente, come sapete, non mi piacciono le casse stock, utilizzo i miei impulse response. Infatti vedrete sempre che avrò il mix tutta a destra, dove andrò a caricare i miei impulse response. Vi dico già che vi farò vedere 5 preset, vi farò sentire come suonano questi 5 preset che ho preparato. Ognuno di questi preset avrà un impulse response differente che potete scaricare in modalità gratuita se siete iscritti alla mia pagina Buy Me a Coffee, che trovate nei link in descrizione. Questi impulse response sono presi dal sito Presets for All. Una cosa che non sono d'accordo con Mikko, che ha creato appunto questo plugin, è il fatto che lui dice che ci sono 8 simulatori, quindi 8 differenti amp sim. In realtà non è così, in realtà l'amplificatore è uno solo, questi 8 in realtà sono i canali e i modi che potete avere, ma l'amplificatore è uno solo, quindi per me è un plugin veramente, un composto veramente ampio, perché abbiamo differenti canali e differenti modi, però il plugin è uno secondo me. Vi faccio sentire il primo preset, che è quello che ho utilizzato all'inizio. È un preset secondo me giusto per gli assoli, l'ho chiamato Mad Shred Dead Guitar IR, perché avete l'impulse response, che ho utilizzato un impulse response della David Laboga, un K100, con un microfono Roswell Mini K47, che è un microfono a condensatore a diaframma largo, in posizione 3. Posizione 3 cosa vuol dire? La posizione 1 è quella centrale, la posizione 7 è quella estrema, quindi è circa qui. E abbiamo questo sound qui. Proviamo con la cassa stock. Preferisco il mio impulse response. Bucherà molto di più il mix e ha un suono molto più corposo. Vi faccio sentire un altro preset, Dual Channel 3 Modern, qui andiamo a scegliere il canale e poi andiamo a scegliere il preset Mad Wall IR. Questo l'ho creato per avere un pochettino un sound appunto Wall of Guitar, che si usava negli anni 2000 anche un pochettino con i Linkin Park, quindi un sound molto molto tirato, molto corposo e
secondo me suona meglio se usate due chitarre pannate una a destra e una a sinistra. Ho utilizzato un Lauten Audio LA120 K100 sempre, con stock. Un altro preset, andiamo sul Dual Channel 2 Modern e abbiamo un Mad Rhythm. Questo, diciamo, è la base per avere un bel sound rhythm. Quindi, se vedete la pedalboard, abbiamo il drive è impostato come se fosse un boost del noise gate e poi abbiamo l'amplificatore settato in questo modo. Vedete, treble e presence molto molto aperti. Ho tolto un po' di basse perché vi ricordo che questo amplificatore ha tante basse frequenze. E poi, come cabinet, ho usato un Vintage 30, sempre della David LaBoga, con microfono a nastro S-Electronics Ribbon R1, che non è più in produzione. Quindi, come se fosse la posizione questa qua. Vi faccio sentire con il mio Impulse Response. Quindi bello grosso, bello corposo, con il Royer invece in questa posizione, che diciamo è simile come microfono. Proviamo con un'altra cassa. Questo green dovrebbe avere il Greenback. Mega Original. Questo dovrebbe avere i Vintage 30. Ho la Traditional. Però sempre poco corposo, molto medioso. Invece con sempre il mio microfono a nastro mixato per benino. Vi ricordo che potete scaricare gratuitamente se siete iscritti alla pagina Buy Me a Coffee. Trovate tutto in modo gratuito. Tutto bello pronto. Un altro preset che ho creato con il canale 1 pushed, ho creato un sound, vedete scritto Mad Strumming Near the Wall, e questo è un sound diciamo molto arioso. Però che crea molto ambiente. L'ultimo preset che ho creato, io lo trovo fantastico, ho usato la modalità clean e suona molto molto bene questo clean. Ho creato un sound un po' da blues, però molto arioso, con un riverbero abbastanza quasi infinito. Ok ragazzi, questo era l'Amped Dual della ML Sound Lab. Ricapitolando, secondo me suona molto molto bene. In realtà è un AmSim, non 8, ma un AmSim con 8 differenti modalità tra canali e modi. Ricordate che è stato matchato sul Mesa Boogie Dual Rectifier
degli anni 2000, quindi suona molto molto con basse frequenze e poco brillante, quindi bisogna giocare un pochettino con i controlli e magari con qualche input response custom per avere un sound diciamo usabile nei giorni nostri. Se volete un sound come i giorni passati, secondo me i plugin sono molto molto belli. Vi lascio il link in descrizione, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, lasciate un commento qua sotto, fatemi sapere cosa ne pensate. Come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!